E adesso turno di Paolo Greco. Buongiorno a tutti, sono Paolo Greco, ringrazio anche Alessandro per l'opportunità che ci ha dato di presentare il nostro lavoro qui a R2B. Io faccio parte di uno spin-off del CNR che si chiama Scriva Nuove Tecnologie e vi presento un po' quali sono i nostri risultati di sviluppo relativamente a un sensore integratore tempo-temperatura che abbiamo realizzato negli ultimi anni e sui quali ci abbiamo lavorato anche in termini di simulazioni fatte assieme al CNR. Qual è stato un po' la linea di pensiero che ci ha condotto allo sviluppo di questo sensore? Scriva è uno spin-off che si occupa di microfabbricazione e realizza supporti in ambito di anticontraffazione e di sensoristica per lo smart packaging. Abbiamo notato che c'è un interesse piuttosto diffuso sia in ambito nel settore farmaceutico che nel settore alimentare ad avere delle soluzioni a basso costo, a costo competitivo, per monitorare qual è la storia termica dei prodotti in particolari condizioni. Per cui noi abbiamo sviluppato questo prodotto tenendo conto in principal modo della necessità, della richiesta di costi sostenibili e competitivi. Dunque, il nostro sensore si basa sulla transizione di fase diversi materiali, per cui è opportuno ed è vantaggioso studiare qual è il comportamento di questi materiali ancora prima di realizzare la parte sperimentale, ed è questo quello che facciamo nell'ambito del framework del progetto europeo Fortissimo. Qual è la richiesta del mercato e quali sono le necessità del mercato? Il mercato richiede un sensore del genere perché il mercato farmaceutico ha prodotti di alto valore che subiscono ogni anno delle contraffazioni e soprattutto delle frodi che inducono del danno poi effettivamente sia alla casa farmaceutica produttrice che al fruttore finale del farmaco. Per cui è necessario trovare delle soluzioni, proporre dei sistemi di controllo che fronteggino queste informazioni. La Comunità Europea è già andata in questa direzione, ha emanato delle linee guida per la distribuzione corretta dei farmaci e associa le responsabilità del mancato controllo sia alla casa produttrice che a chi fornisce la logistica del prodotto. Il nostro integratore tempo-temperatura serve ad aiutare questi attori a riconoscere quando è avvenuto eventualmente l'evento negativo per la distribuzione dei farmaci, cioè quando le confezioni sono andate fuori range di temperatura per la loro conservazione. E adesso non sto a ripercorrere qual è l'impatto sul mercato in termini di valore di queste tecnologie. Ricordo semplicemente che molti dei farmaci, fra cui anche quelli biotecnologici e quelli che sfruttano la genomica, hanno bisogno di essere conservati e poi ovviamente distribuiti in condizioni estremamente controllate. Posso dire che tendenzialmente gran parte della logistica del freddo legata ai farmaci è condizionata dalla distribuzione aerea, per cui nonostante ci siano e siano stati
messi in atto dei sistemi per controllare la temperatura a cui vengono distribuiti i farmaci, esistono tuttavia dei problemi legati alla disomogeneità con cui diciamo, le condizioni termiche si manifestano all'interno di contenitori molto grandi, come possono essere appunto i pallet o i condizionatori o i contenitori che viaggiano in container. Quindi è estremamente difficile associare, diciamo, la lettura, la registrazione di un data logger che attualmente si usano con la confezione specifica del file, per cui si rischia di gettare via un intero lotto di produzione perché magari semplicemente le condizioni non sono state soddisfatte nello strato superficiale del contenitore, per cui un controllo capillare è sicuramente più vantaggioso in termini di anche di materiale risparmiato. E come funziona il nostro sensore? Il nostro sensore è basato su materiale del packaging, quindi è realizzato con coil polimerici di ampio utilizzo e integra un layer olografico, un materiale olografico sul quale noi registriamo l'effettiva superamento della temperatura di soglia, e lo facciamo in maniera irreversibile, per cui una volta registrato il superamento in un determinato periodo di tempo non è più possibile cancellare questa informazione, e questo è anche un vantaggio in termini di sicurezza della misura. È semplicemente un reservoir polimerico che contiene il materiale termosensibile e che viene attivato semplicemente a pressione, per cui nel momento in cui si realizza lo scostamento questo materiale penetra in maniera diffusiva attraverso il materiale olografico e ne cambia le proprietà ottiche. Quindi noi siamo in grado di registrare, ad esempio con un software che abbiamo sviluppato internamente, qual è stata la storia termica. Al momento la registriamo fino a 48 ore, ma stiamo sviluppando ovviamente dispositivo in maniera tale che riesca a misurare scostamenti anche più lunghi. Questo è un dispositivo totalmente passivo, per cui non ha bisogno di alimentazione di nessun genere, è un dispositivo chimico e riesce a monitorare fino a 48 ore di scostamento dalla soglia, però ovviamente è sempre attivo una volta attivo. Qui vedete per esempio il cambio del contrasto. Siamo in uno stato in cui abbiamo anche misurato qual è il nostro scostamento in termini di produzione, quindi siamo in uno stato abbastanza avanzato e possiamo legare appunto la variazione dell'area a diverso contrasto ottico con i tempi di esposizione a temperatura superiore. Ecco, gli studi principali sono stati fatti per temperature di 8 gradi, però quello che ci viene chiesto in maggior parte dei casi è esistono altre temperature che possono essere utilizzate e che possono essere monitorate. Questo è una cosa che noi sviluppiamo in maniera concorde con l'utilizzatore finale, ma che richiede ovviamente un certo costo di sviluppo. E quello che facciamo con Cimeca è proprio modellare qual è il sistema in termini di materiale, la sua transizione di fase, utilizzando altre miscele che hanno diverse temperature di transizione. Per cui studiamo ad esempio qual è l'evoluzione di una attraverso la dinamica molecolare, qual è l'evoluzione di una membrana di materiale lipidico, che è uno di questi materiali che ha la transizione delle temperature di interesse, e verifichiamo qual è la diffusione, il coefficiente di diffusione di molecole otticamente immerse all'interno della membrana. Questa tematica di calcolo ha reso possibile poi nell'ambito del
questo è un progetto fortissimo, la messa a punto di un'interfaccia web per cui anche altre aziende che sono interessate anche per altri motivi a verificare quale sia il comportamento di fluorofili all'interno di membrane, anche per funzioni totalmente diverse, può trarre vantaggio dello sviluppo che noi abbiamo fatto fino adesso e impostare i parametri di simulazione nella pagina del marketplace di Fortissimo. Questa pagina ovviamente è ancora in fase di sviluppo, in fase sperimentale, ma verrà sicuramente poi resa disponibile via web, proprio diciamo, consentirà alle altre aziende di immediatamente ottenere dei risultati di calcolo su processi che magari erano di loro interesse ma che non hanno sviluppato dall'inizio. Quindi noi abbiamo diciamo, verificato qual è la miscela, quali sono le diverse miscele che possono essere simulate, che possono essere di interesse per i nostri integratori di temperatura, e li stiamo adesso calcolando, stiamo caratterizzando con dinamica molecolare presso i server del CERN. Volevo soltanto farvi vedere qual è il vantaggio della nostra tecnologia rispetto ai competitor esistenti, il nostro è un sistema miniaturizzato, è flessibile e ha un costo inferiore a 10 centesimi di euro per singolo integratore, per cui si presta molto bene ad essere applicato su vasta scala, sull'unità del prodotto, non più sull'intera posizione. Posso dire che stiamo studiando il processo di industrializzazione di questa della fabbricazione con un partner per noi strategico che è IMA, che è l'industria di macchine automatiche, che ci consente ovviamente di realizzare una produzione su vasta scala. Credo che il mio tempo sia finito, comunque sul banchetto in ingresso c'è un Debian che illustra questi lavori, se siete interessati non esitate a contattarci, siamo qui a voi. Grazie. Thank you.